Primi effetti al confine tra Romania e Ungheria per l'aumento dei controlli alle frontiere. Sia in entrata che in uscita dal paese ci sono code di almeno 7 km e ore d'attesa per l'accesso in Ungheria. Misure di sicurezza, sostiene Bucarest, legate all'allarme terrorismo, ma che ricadono anche sui migranti che percorrono la rotta balcanica. Sono controlli necessari in Europa dopo gli attacchi di Parigi, dice un abitante della zona. Dobbiamo avere pazienza. La situazione invece è drammatica alla frontiera tra Grecia e Macedonia, dove almeno 1.300 persone provenienti da Iraq, Somalia e Bangladesh sono bloccate da 3 giorni al confine greco. Non possono proseguire il loro cammino dopo che Belgrado e Skopje hanno deciso di limitare l'accesso ai rifugiati che fuggono da zone di guerra, soprattutto Siria e Afghanistan. Non voglio tornare in Nepal, non ho casa. Voglio andare in Europa e costruire il mio futuro. Le autorità greche denunciano un effetto domino nella regione. Atene sottolinea che le prime restrizioni contro i migranti sono state introdotte dalla Slovenia. Dal limbo greco i migranti hanno anche organizzato una manifestazione. Uno degli slogan era: Merkel, aiutaci.